il Foggia, nelle vene c'è il Foggia, nel mio cuore c'è il Foggia, che non lascerò mai. Il grande giorno è arrivato, signori. Siamo nella puntata 101 su FIFA 18 nella modalità carriera allenatore con il nostro Foggia, costretti a segnare e fare un gol al Chelsea per continuare il nostro sogno in Champions League. Salve a tutti ragazzi da PierDarkKnight91, quest'oggi c'è da soffrire. Oltre questo match poi ci sarà in campionato l'Udinese e la Lazio. Non vinciamo ormai da più di 4-5 partite. Andiamo a fare la formazione concentrati e facciamo questo gol al Chelsea in trasferta. Mancini non ha recuperato, quindi Mattiello è costretto a fare la sua quinta sesta partita consecutiva e non è messo bene. Scenderemo in campo così con Oblak, Gallo, Bailey, Caldara, ovviamente Mattiello, Vitale, Baselli, Barella al centrocampo, Leko, Gabriel, Jesus e Verde. I sostituti Pinzolio, Ariaudo, Santon, Pogba, Orsolini, Parigini e Tom Noon. Andiamo in partita. Signori, tutti in attacco e andiamo a fare questo gol per riaprire il match. Con lo 0-0 siamo fuori, all'andata finì 1-1, il gol in trasferta del Chelsea ci ha condannati, anche se non meritavamo neanche il pareggio. Quel lampo di Gabriel Jesus ci ha salvati. Eccola qui la formazione del Chelsea. Andiamo a vedere se la stessa formazione del match di andata si schiera con un 5-2-3. Signori, stessa formazione con Morata, Hazard e Pulisic in attacco. Mamma mia, Bakayoko e Tolisso al centrocampo. Il Chelsea dà il via a questo match, pressing alto, e cerchiamo subito di fare il match. Gallo, nel cerchio di centrocampo, adesso Vitale, la va a toccare a Baselli, adesso c'è Barella. Barella con molta calma, gestisce il pallone, non trova nessuno, e quindi la va a toccare di nuovo a Bailey. Bailey molto bene per Gallo, eccolo qui Gallo che sterza, tiene il pallone, molto bene, la va a toccare a Baselli. Baselli per Barella, Barella spazio, gli tocca a Gabriel Jesus. Gabriel Jesus nell'area di rigore, tiene la sfera, non trova nessuno e quindi deve cercare il tocco per Leko, Leko per Barella, Barella spazio, prova il tiro! Sulle mani di Courtois, 8 minuti, abbiamo gestito benissimo il pallone, va bene così. Non riusciamo a togliere il pallone, bravissimo Tolisso, bravissimo Tolisso, ma c'è Leko. Leko al centro per Barella, scatta, scatta il Foggia, adesso c'è Verde, Verde può andare, Verde ha spazio, ha la velocità giusta per seminare l'avversario, metterla in mezzo, il colpo di testa cade, tutto regolare, che occasione! Facciamo circolare il pallone con molta calma, Gabriel Jesus, e adesso Baselli, Baselli ha spazio, prova il tiro, Baselli fuori, fuori di pochissimo, tre occasioni limpide per il Foggia. Forza ragazzi, ok. Ultimo tocco. Oh! Cosa ha fatto? Gabriel! Jesus! Siamo al recupero del primo tempo. Lo 0-0 qualificherà il Chelsea. Dobbiamo segnare. Ti tocco a Gabriel. Eccolo qui Gabriel. Scambia. C'è Leko. Leko sul secondo palo. Dove c'è Verde? Niente da fare. Vitale di prima, ma sbaglia il passaggio verso Leko. Finisce il primo tempo, ragazzi. Dobbiamo segnare a tutti i costi. Non so come fare perché la difesa 5 del Chelsea è davvero molto organizzata. Dai Gabriel, dai Gabriel, dai Gabriel, bel tocco per Verde, si infila nell'area di rigore, Verde tira la provaci, no, l'ha colpita troppo d'interno e il pallone è fuori. Dai dai, dai dai, fallo scattare, Gabriel, Gabriel Jesus, Gabriel rigore, calcio d'angolo. Corner, Barella, eccolo, eccolo, Ema. Non fai gol così a Courtois. Dai, dai, benissimo. Gabriel, salta l'avversario. Gabriel, mettila in mezzo. Ok, benissimo. Ah, volete che esco? Volete che esco? Bastava dirlo prima. Esce Vitale, entra Pogba. Benissimo, forza Pogba. Forza Pogba. Bene così, tocco è buono. La teniamo, non c'è spazio. Ancora uno. Bello, bello questo passaggio. Abbiamo tutto il tempo. Abbiamo tutto il tempo! Gabriel! Jesus!
Oh, e adesso se prendiamo il gol andiamo ai supplementari. Gabriel, benissimo, benissimo, il gol è arrivato, signori. Adesso concentrati in difesa e andiamo avanti. E andiamo avanti, ecco il gol di Gabriel. Questa volta Courtois non può arrivare ad un solo gol da Neymar, capocannoniere di questa Champions League. Tolisso, punizione per il Chelsea. Ecco qui il pallone che spiove nell'area di rigore. Ancora Pereira di testa, Gallo, molto bene. Esce, va via l'eco e chiede la punizione. Un giocatore del Chelsea, tutto regolare secondo il direttore di gara. Adesso il Foggia non riesce più a giocare e quindi ripartirà solo in contropiede. Rudiger, Chelsea che ci prova, Pereira. E col tocco 1-2, bellissimo. E la chiusura da dietro di Pogba. La palla che rimane lì, la finta. Il tocco a Pereira. Pereira ancora, ancora lui, serie di finte. Pereira, proviamo a chiudere, non ce la facciamo. Tolisso all'indietro per l'ex giocatore del Napoli. Anderson, Morata, barriera, Morata, fuori. Meno male, ci siamo salvati, ci siamo salvati. Ma sei lì molto bene per Gabriel. Gabriel, il tocco a Barella. Troppo centrale, c'è Courtois, invia subito, finisce. Andiamo avanti in Champions League. Il sogno continua. Ok, molte partite con un solo gol di scarto. Dobbiamo capire tra Juventus e Milan chi ha passato il turno. Per un totale di 3-3 è finito questo quarto di finale. Il Barcellona elimina il Real Madrid, il Foggia elimina il Chelsea, il Paris Saint-Germain elimina il Liverpool. E adesso match contro l'Udinese, una squadra da non sottovalutare, si trova in settima posizione. Occhio perché il gap tra il Foggia, la Roma e la Juventus si sta riducendo, quindi oggi bisogna portare a casa una vittoria. Ok, eccola qui la formazione appena fatta, con Pinzolio in porta capitano, Santon, Bailey, Ogbonna e Gallo. Riposo meritato per Mattiello, davvero un titano. A centrocampo Marchisio, Pogba e Balotti. In attacco Leko, Tom Nunn e Orsolini. Anche per Gabriel Jesus riposo meritato. I sostituti Oblak, Elander, Martinelli, Barella, Verde, Parigini e Gabriel in panchina se qualcosa dovesse andare storto. Andiamo. Finalmente è arrivata una vittoria, per giunta in Champions League. Avevamo bisogno di quel gol, lo abbiamo fatto. Abbiamo difeso anche la porta molto bene, quindi meritatamente passiamo il turno di Champions League. Adesso bisogna ritornare a vincere in campionato. Troppi pareggi e abbiamo subito nella scorsa puntata la prima sconfitta. Ok, questa è la formazione dell'Udinese, classico 4-4-2, andiamo a battere. Il Foggia dà il via a questo match, Alpino, Zaccheria. Cerchiamo di portare 3 punti a casa. Ecco Pogba, benissimo per Balotti. Riparte il Foggia, Balotti a spazio. Balotti la tocca a Tom Nunn. Tom Nunn, Tom Nunn, Tom Nunn prova il tiro di precisione sulle mani di Scuffet. Tom Nunn, molto bene. Ancora un tocco, bellissimo. Va via Gallo, Gallo nell'area di rigore. Gallo per Tom Nunn, la parata di Scuffet. Prima vera occasione del match al 24esimo. Grande parata di Scuffet, errore anche di Tom Nunn che poteva alzare leggermente il pallone per spiazzare il portiere. Scambia bene Tom, richiede la sfera dall'altra parte dove c'è Orsolini di testa. Tom Nunn ha cercato di farsi perdonare, questa volta è stato sfortunato. Sulla fascia per Orsolini, Tom Nunn chiede il pallone, non serve, c'è Gallo, Pogba. Adesso Marchisio, fitta ragnatela di passaggi. Ancora Foggia che cerca di far girare il pallone. Gallo, molto bene. Adesso di prima per Tom Nunn. Tom Nunn, ottimo assist per Balotti, esterno della rete. Grande occasione ancora. Finisce il primo tempo, ragazzi, niente da fare, non riusciamo a segnare. Ottima prestazione comunque di Tom Nunn, ma bisogna far di più. Benissimo, al centro per Marchisio. Marchisio a spazio, può andare Marchisio, attenzione, serve l'eco. L'eco si accentra, l'eco di precisione. Jonathan Lico, 1-0 Foggia, e sblocchiamo anche questa partita, ritorniamo a vincere anche in campionato. Jonathan Lecco, e l'azione parte molto bene. Il principino Claudio Marchisio, serve Lecco, 2-3 stop per sistemarsi il pallone, 2-3 tocchi per sistemarsi il pallone, poi di esterno destro fa girare questo pallone dove il portiere italiano Scuffet non può arrivare. Ancora palla che rimane lì, 1-2, bellissimo, attenzione all'Udinese. Pareggia subito, ha battuto e ha segnato.
Perizza. Rivediamo la giocata, il 18 ha fatto un 1-2 spettacolare con due compagni di squadra fino a che è arrivato nell'area di rigore e ha concluso con il destro, con un collo incredibile dove Pinzoglio non è arrivato. Scambio. La tocchiamo a Gallo. Gallo a spazio. Gallo ci prova! Scuffet, butta in corner. Corner che batte Pogba, ecco la palla che gira, colpo di testa. Che grande parata, quella di Scuffet. Rivediamo ragazzi, guardate il colpo di testa lì all'incrocio, ci mette la mano, toglie la ragnatela. Che portiere. Occhio a questo pallone lungo, colpo di testa. Leco. Marchisio. Va benissimo dove c'è Valotti. Valotti, scambia, Marchisio Santon. Adesso c'è Leco. Leco, una finta per cercare di spiazzare l'avversario. La tocca Santon che può crossarla. Il pallone è buono, il colpo di testa, la palla che rimane lì. Può spazzare il difensore, la palla ancora ai piedi del Foggia. E tocco Pogba! Pogba! Signori, esplode il tiro, il francesino! 2-1 Foggia e ci rimettiamo in careggiata. Adesso voglio vedere se fanno il 2-2. Assist di Tom Noon, anche fortunato qui Pogba nella conclusione. Il pallone passa sotto le gambe del difensore, il numero 20 dell'Udinese, con le mani nei capelli. 3 minuti di recupero e il Foggia torna con 3 punti nella saccoccia. Nel frattempo è entrato anche Gabriel Jesus. Attenzione a Santon. Pogba a spazio, il tocco a Marchisio, ottimo tocco anche questo, mamma mia come filtra quel pallone, il direttore di gara adesso deve fischiare, bravissimo Gabriel Jesus. Finisce? Finisce? È finita signori, portiamo a casa 3 punti finalmente e teniamo il distacco dalla Roma e la Juventus. Signori, questa è la classifica dopo 34 giornate di campionato. Il Foggia a 10 punti di distacco dalla Roma. 23 vittorie, 10 pareggi, una sconfitta. 89 gol fatti, 29 subiti. Bisogna migliorare in difesa, ma in attacco, signori, 89 gol. L'Inter è fuori dalla zona retrocessione. Un applauso finalmente! C'è riuscita! Ultimo match di questa puntata contro la Lazio in campionato. La Lazio è 12esima in campionato, non sta facendo un campionato bellissimo, però bisogna sempre stare attenti. Signori, continua il turnover, non giocheremo con tutti i giocatori titolari, ma attenzione, qui in trasferta all'Olimpico contro la Lazio può essere davvero un match molto insidioso. In porta ci sarà Pinzoglio, il capitano, con Santone, Elander, Caldara e Romulo come terzino destro per far riposare Mattiello e Gallo. Vitale, Baselli e Barella al centrocampo, quindi riposo per Pogba. In attacco parigini Gabriel, Jesus e Fontana. I sostituti Oblak, Mattiello, Martinelli, Pogba, Verde, Leco e Costa, che entrerà nel secondo tempo se tutto dovesse andare alla perfezione. Ok, squadra è scesa in campo, per il momento 2 vittorie su 2 in questa puntata, una in Champions League, una in campionato. Adesso ci sarà la Lazio che cercherà lo scherzetto, ma dobbiamo vedere la formazione e assolutamente non sottovalutare questa squadra. Andiamo a vedere, c'è destro in attacco, Van de Beek al centrocampo, Cataldi, Bastos. Niente di che, difesa 3 contro il Foggia. Gabriel Jesus dà il via a questo match. Mi raccomando, fai minimo una doppietta in questo primo tempo, eh. Barella la tiene molto bene, poi la tocca Vitale. Vitale sulla fascia per Santon. Santon al centro per Gabriel Jesus, che la va a toccare molto bene. Attenzione al centro, poteva esserci fuori gioco. Tutto regolare, secondo il direttore di gara si continua. C'è Romulo, si porta avanti il pallone molto bene. Pallone in mezzo, attenzione, colpo di testa, il gol! Dopo 3 minuti e 51 Parigini, 1-0 Foggia, anzi 0-1 Foggia. Rivediamo il replay, ecco il tocco, mamma mia Romulo, si porta il pallone avanti con la suola e la crossa sul secondo palo, lì dove il portiere non può arrivare e Parigini sì, però il portiere poteva uscire lì, eh. Ancora Foggia, fa la partita, Gabriel, come li ha saltati, cosa sono birilli, cosa sono birilli. Eccolo qui Barella, Baselli ancora, al centro molto bene, Gabriel Jesus, scambia 1-2, che giocata! Mamma mia! Ancora Foggia, fa quello che vuole il Foggia, fa quello che vuole, ecco il tocco, attenzione, bellissimo per Fontana! Palo gol
2-0 Foggia, 0-2 Foggia e Lazio sotto. Mai affrontare il Foggia con la difesa a 3. Di tacco molto bene per Barella, adesso c'è Baselli, Baselli sulla fascia, dove c'è un grande Romulo che la va a toccare a Fontana sul secondo palo, dove c'è Parigini. Fuori, corner, Fontana, pallone in mezzo dove c'è Elander, niente da fare. C'è spazio per Santon, di testa per Barella. Barella, Barella, ancora palla al piede, il tocco Parigini adesso sulla fascia per Santon. Santon sterza, tiene il pallone, la mette in mezzo dove c'è Gabriel, niente da fare. Mamma mia che Foggia, ancora Fontana, il tocco, la finta, saltiamo l'avversario, il tiro, ancora il portiere, ancora corner. Mamma mia che Foggia, signori, la teniamo. Bellissimo passaggio, pallone in mezzo, Parigini di testa, ancora il portiere, ancora corner. Calcio d'angolo sul primo palo, Fontana cerca il compagno, la parata, attenzione, Parigini la rimette in mezzo, Gabriel, no, finisce il primo tempo ragazzi, mamma mia, 20 tiri minimo abbiamo fatto. Baselli, ottimo per Barella, sulla fascia dove c'è Fontana, la mette sul secondo palo Parigini e niente, rigore, fallo di mano, dai, facciamo gol. Facciamo gol, rivediamo se c'era il tocco di mano, pallone in mezzo, e beh sì, e beh sì. Calcio di rigore che batte Gabriel Jesus. Tutto pronto, carica il tiro Gabriel. E niente, i rigori quest'anno non li batto più. Tutto di prima, Gabriel si fa perdonare così, si fa perdonare così. 0-3, Gabriel Jesus. Jesus. 57esimo, Romulo, benissimo, il tocco è buono, ancora scambiamo, Baselli può andare, eccolo qui Baselli, ancora palla al piede, il tocco a Barella, Barella molto bene per Gabriel, Gabriel tiene la sfera, Gabriel prima di uscire fuori, adesso sarà il momento di far giocare un po' Costa, attenzione, Santon la mette in mezzo, Gabriel non arriva, ancora Foggia palla al piede con Baselli che adesso allunga questo pallone sulla fascia destra verso Romulo. Romulo riscambia con Baselli, vede al centro due giocatori del Foggia liberi, il tiro e traversa, signori, pallone in mezzo, il colpo, no, no, vai così Fontana, benissimo, lo scambio è buono, c'è Barella, Barella di prima per Caldara, Caldara in attacco, cosa fa Caldara in attacco? Lunga, 3 minuti, 2 minuti di recupero, finisce qui, signori, abbiamo vinto il campionato? Abbiamo vinto il campionato? Lo abbiamo vinto? E qui esultano, signori. Quindi abbiamo chiuso il campionato. E questo ce lo siamo portati a casa. Ma il campionato è una garanzia per il Foggia da quando lo alleniamo. E adesso dobbiamo vincere la Champions League. Abbiamo già perso il triplete. È il momento di vincere la Champions League e lasciare questo Foggia con una Champions. Oltre a questi campionati, eh. Ebbene sì, il campionato si è concluso, 82 punti, il Sassuolo in seconda posizione, supera la Roma e la Juventus. Attenzione all'Inter, ha riperso la 17esima posizione, rischia la retrocessione. Sorteggi di Champions League un po' pericolosi, Juventus Paris Saint-Germain, Barcellona Foggia. Attenzione! E nella prossima puntata facciamoci tutti il segno della croce. Fiorentina in campionato, faremo turnover, abbiamo già vinto. Poi match di andata di semifinale di Champions League contro il Barcellona. E poi la Juventus in campionato, faremo turnover perché subito dopo ci sarà di nuovo il ritorno di semifinale di Champions League. Io vi do un bacione e un abbraccione, chiudo qui questa puntata. Lasciate tanti bei pollicioni in su per il nostro Foggia. Un bacione a tutti!